Milano, ecco a Torino, ecco un palazzo ancora più lontano. Sa nostra terra non d'una pani, ma sempre mar sapori e sempre beni. Voi siete giuri tutti gli italiani, pur se in grata la volimo bene. Buonasera, sempre bravo ed efficace il nostro artista locale Ninello. Benvenuti a tutti dal CIF di Motta San Giovanni, CIF Centro Italiano Femminile. È un'associazione nazionale che è nata in Italia nel 1944 e quindi in un periodo di crisi assolutamente in cui l'Italia doveva essere ricostruita, e il CIF è nato proprio per aiutare la donna a conquistare il suo senso di appartenenza, la sua condizione di cittadina appunto italiana, e di aiutarla sostanzialmente nell'affermarsi nella sua identità appunto di cittadina e di donna. Quindi il CIF nazionale ha accompagnato praticamente dagli anni 40 fino ad oggi la crescita e lo sviluppo delle donne, occupandosi soprattutto all'inizio diciamo così della formazione e dell'educazione delle donne. Infatti una delle prime vocazioni del CIF è stata proprio quella di organizzare delle scuole per le donne adulte che non avevano avuto modo di poter frequentare, di poter istruirsi durante quegli anni tristi, e quindi questa è stata la prima, diciamo così, vocazione del CIF, una vocazione quindi educativa. Nel tempo accanto a questa vocazione si è affiancata quella sociale, cioè quella di accompagnare le donne e le famiglie nelle difficoltà proprio sociali che si venivano a presentare. Il CIF Reggio Calabria è nato invece nel 1945. Il CIF nazionale infatti ha delle articolazioni territoriali, abbiamo i CIF regionali, provinciali e comunali. In Calabria abbiamo un CIF regionale e due CIF provinciali, quello di Reggio e quello di Cosenza, e 19 CIF comunali. Tra questi CIF comunali c'è quello di Motta San Giovanni, che oggi per la prima volta si presenta alla comunità. Perché il CIF di Motta San Giovanni, che è nato già nel lontano 2004 sotto la presidenza di Letizia Riggio, che è stata appunto la prima presidente del CIF, ed è stato, diciamo così, fortemente voluto da una nostra illustre concittadina, la dottoressa Giovanna Ferrara, che è prematuramente scomparsa. Appunto alla fine dell'anno scorso. Giovanna Ferrara teneva moltissimo a questo CIF ed è praticamente la nostra ispiratrice, è lei che ci ha voluto, che ha voluto appunto che anche Motta avesse questa articolazione territoriale. In questi anni il CIF di Motta ha collaborato moltissimo con il CIF provinciale. Il CIF provinciale svolge moltissime attività. La più importante, che forse tutti conoscete, è un'attività di riabilitazione con Casa Serena San Giovanni Bosco, che è un centro appunto per la riabilitazione dei minori con disagi psichici e anche praticamente fisici.
In più il CISO provinciale custodisce una piccola perla che è praticamente la casa dell'accoglienza per le donne che hanno subito violenza e che è convenzionata anche con il Tribunale, con il Comune di Reggio Calabria, che accoglie tante donne che hanno avuto appunto problemi di disagio forte con le famiglie, e nell'ultimo periodo sta accogliendo anche donne straniere e i loro piccoli bambini con un accudimento ed una sensibilità veramente fortissima. Vi dirò che la dottoressa Ferrara, poco tempo prima di morire, l'ultimo WhatsApp che mi ha mandato è la foto di un bambino straniero che è nato praticamente in questa comunità che noi appunto accudiamo, ed è stato un grande regalo veramente che mi ha fatto, perché lei fino alla fine ha pensato praticamente agli altri e si è impegnata per gli altri. Quindi sono veramente felice di poter condividere con voi questa esperienza. E lei mi ha voluta praticamente all'interno del CIF nel 2011, quando sono subentrata alla prima presidente, con un compito specifico, che era quello praticamente di occuparmi insieme a tutto il CIF provinciale di Villa Betania, che è un altro centro di riabilitazione che si trova a Gallico. Anche questo si occupa sostanzialmente di bambini con handicap fisici o psicologici, e quindi questa è la prima occasione in cui il CIF di Motta San Giovanni si presenta al proprio territorio. Ed abbiamo riflettuto un po' su quale poteva essere la forma più giusta per presentarci, e grazie praticamente all'ispirazione della signora Maria Pollaro e di Michela Modafferi, che hanno conosciuto le muse e che quindi avevano sentito parlare della nostra scrittrice che vi presento, la signora Rossella Mura. Migliore è la lettura più adatta, perché per molti aspetti. Prima di tutto perché la dottoressa Mura, che vi presenterà meglio il professore Livoti, e poi ringrazierò ovviamente tutti i presenti, è figlia di minatori, e quindi praticamente Motta San Giovanni, è inutile che ce lo stiamo a ricordare, è il paese per eccellenza dei minatori, quindi abbiamo una cultura ed una sensibilità comune da questo punto di vista. In più il libro che ha scritto la nostra amica è un libro che parla della condizione femminile, quindi della difficoltà delle donne negli anni praticamente in cui la protagonista Nika cresceva e si formava. E un terzo elemento ancora praticamente che l'avvicina forse ancora di più al CIF è che la dottoressa Mura è anche laureata in scienze dell'educazione e si occupa appunto dell'educazione degli adulti, quello che fa anche il CIF, perché il CIF praticamente è un centro di formazione per eccellenza, che prima magari si occupava della scolarizzazione, adesso invece organizza corsi di formazione a tutti i livelli, che ne so, si può partire dal corso di cucina per arrivare al corso di informatica, e quindi sostanzialmente adeguandosi ai tempi e alle esigenze. Quindi io sono molto felice oggi di ospitare la signora Mura, perché con lei sicuramente le nostre emozioni di mottesi figli di minatori avranno modo di esprimersi al meglio. Voglio solo ringraziare la dottoressa Giovanna Di Dia, presidente della Prologo, che ci fa l'onore della sua presenza, l'assessore Elsa Mallamaggi, la cui presenza mi è molto gradita proprio perché siamo donne e parliamo di donne, e allora dobbiamo tutti collaborare per migliorare la condizione femminile. L'associazione Le Muse, che ci ha supportato in questa organizzazione con il presidente professor Livoti, e tutti voi, che ringrazio per essere qui con noi. Quindi adesso passo la parola al professor Livoti, che presenterà meglio di me la scrittrice. Grazie. Thank you.
cielo, l'amore del mare. Tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Porta mi un sogno verso la via mia. Portale un cuore che muore di nostalgia. Nella miniera tutto è un bagliore di fiamme. Piangono bimbe, spose, sorelle, quando. Soltanto quello dal volto duro, ma per salvare lui non c'è nessuno. Soltanto quello dal volto bruno, ma per salvare lui non c'è nessuno. Grazie. Buonasera. Bentrovati. Abbiamo iniziato stasera con due momenti musicali. Abbiamo sentito all'inizio il nostro grande Ninello, che appartiene un po' alle vostre tradizioni, alla vostra storia, alla vostra cultura, e abbiamo fatto un viaggio nel tempo dopo l'alluvione del 52 con il brano Aunditi, quindi un canto degli emigranti, mentre abbiamo continuato con Luigi Barberio con una canzone del 1956 che cantava tra l'altro Claudio Villa e Luciano Taioli, e che ricordava un episodio accaduto in una miniera in America dove morirono circa 1000 minatori nella zona praticamente dell'est America. Quindi due brani che un po' ci danno il via e che coniugano questo momento di diciamo interazione, intanto con il piacere di avere conosciuto e di avere sentito, io la ringrazio, l'avvocato Fatima Mallamagi, la presidente del Centro Italiano Femminile, che ci ospita e che dà la possibilità alle muse stasera di creare un nuovo momento di interazione con questa piazza. Quindi l'applauso va alla nostra presidente, che in un certo senso probabilmente insieme a noi dà il via a questo movimento culturale che speriamo sia continuo e continuativo, non solo nel territorio di Motta, ma magari anche nella nostra associazione a Reggio, e quindi magari pensando a un eventuale prossimo futuro con manifestazioni condivise. E poi per me è un nostos importante, perché sono anche io legato al territorio di Motta San Giovanni. Il nostro gancio, naturalmente, che un po' ci collega con l'amica qui presidente, è la signora Maria Pollaro, che tra l'altro con la quale io ho collaborato tanti e tanti anni fa con tante amiche, insieme ad Antonio Infortuna, insieme ad Angela Cogliandro, a Rosanna Spillaci, quindi un'equipe di lavoro che ci vide circa 10 anni fa animare addirittura questa piazza con un momento condiviso in cui si esaltavano i borghi, perché i borghi sono la nostra forza, sono la nostra cultura, sono la nostra
identità. Quindi questi momenti di comunione dimostrano come i borghi li dobbiamo animare noi, perché senza borghi non si può vivere e le nostre radici non le possiamo dimenticare. Così come stasera, tra poco sentirete, parliamo di radici, parliamo di storia, parliamo veramente di quella umanità che è legata al personaggio che tra poco vi presenteremo. Ma come in tutte le manifestazioni che si rispettano, insomma, le autorità che rappresentano il territorio devono porre un po' il loro saluto al pubblico. Io chiamo qui accanto a me l'assessore Enza Mallamaci per un saluto. Buonasera a tutti e grazie. Abbiamo accolto con enfasi e gioia l'invito dell'avvocato Mallamaci. Voglio ringraziare il CIF, ringraziare la nostra autrice per questo momento di crescita culturale e sociale che state regalando alla comunità mottese. In una lotta comune di intenti, in una lotta di momenti da condividere all'insegna di una ricerca che conduciamo sia da un punto di vista introspettivo dentro di noi, alla ricerca sempre del vero essere, sia da un punto di vista emozionale e coinvolgente nella nostra comunità. Abbiamo avuto modo di ascoltare che abbiamo tanti punti in comune con la nostra autrice che sicuramente condivideremo nel corso della serata. E colgo l'occasione per ringraziarvi nuovamente a nome mio e dell'amministrazione comunale. Grazie per questi momenti che ci troveranno sempre presenti e sempre partecipi. Grazie a voi. Grazie all'assessore Enza Mallamaci e chiamo la presidente della Proloco, Giovanna Di Dia. Prego. Buonasera a tutti, io porto i saluti della Proloco che rappresento, ringrazio l'avvocato Fatima Mallamaci, avvocato e collega, anche presidente del Centro Italiano Femminile, ringrazio quindi il CIF, ringrazio l'autrice, la dottoressa Mura e tutti voi. È sicuramente un momento importante parlare della figura della donna, parlare delle problematiche che ancora oggi esistono, nonostante si dica, ecco, si esprima questa parità. Prima parlavamo anche con l'assessore, si dice sempre questa parità della donna che c'è forse solo apparentemente, ma dal punto di vista culturale forse ancora dobbiamo crescere. Quindi anche questa è un'opportunità, secondo me. Non ho letto il libro, ecco, lo ammetto, questo ancora no, e sono, diciamo, curiosa di leggerlo, però sicuramente il parlare, ecco, della donna è sempre giusto come persona, ma anche come opportunità per far riflettere. Grazie ancora di questo invito. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie alla dottoressa Di Dio. Era una domenica di marzo quando Nika venne al mondo. Il sole era già spuntato dietro le montagne e illuminava il cielo terzo di quella primavera del 54. Erano sicuramente felici quei giovani sposi. Avevano già Tonio di 2 anni e adesso con la femmina avevano la coppia. Il suo nome vero era Marianna, ma Angelina, la nonna paterna, appena la vide la chiamò Marianica, un vezzeggiativo del nome come in uso fra i sardi. Col tempo Marianna, quando cercava di dire il suo nome, riusciva a dire solo quel diminutivo e per tutti fu Nika. Se erano stati molto felici 2 anni prima, quando nacque Antonio, lo furono anche per lei, prima femmina in casa Marras. Il secondo capitolo di Vietato Sognare si apre così, secondo di 22 capitoli di una cronostoria di Rossella Mura, scrittrice sarda, oggi madre di 2 figli, ma che ha una lunga storia di 3 figli, ma che ha una storia alle spalle che naturalmente
è una vicenda intima, personale, in cui la famiglia, primo nucleo per eccellenza, diventa un po' contenitore di storie ed eventi, dove la figura di questa figlia, la figura di una donna oltre la madre all'interno di un contesto affettivo, stravolge l'ordine degli eventi, delle cose, delle situazioni. Oggi Rossella Mura, con questo libro, è al suo primo esordio come scrittrice e, dopo aver partecipato a testi come Sardegna, Storia della miniera, e dopo essere inserita in numerosi circoli sardi per portare avanti la voce di chi è stata figlia di minatore, è un diciamo invito questo libro a pensare e a riflettere su quella che è stata la condizione di famiglie tra virgolette abbandonate da genitori che dedicavano la propria vita al lavoro e alla sussistenza della famiglia. Primo tecnico di radiologia medico, la nostra Rossella ha una grande capacità, quella dell'interazione, quella del dialogo. Proprio per questo è addetta all'accoglienza e al dialogo del paziente. E in questo libro vi è una presa di coscienza di una bambina che diventa donna. 22 capitoli in cui le varie fasi esistenziali raccontano momenti e passaggi importanti. Chi non ha dimenticato il primo bacio all'età di 14, 15, 16 anni? Per Rossella è un punto di riferimento importante, perché Rossella ci parla di una affettività negata, ci parla di un rapporto ambiguo all'interno di un contesto familiare dove il rapporto madre-figlia non è un rapporto di solidarietà, è un rapporto oppositivo, di contrasto e sicuramente di grande competizione. Immaginate il contesto sociale, il periodo storico, immaginate la Sardegna di un tempo dove appunto vietato sognare era quasi un monito per annullare quel momento che magari nelle fasi notturne ognuno di noi ha nella nostra vita. Dunque la scrittrice ci parla e ci racconta degli episodi molto, molto particolari della sua vita, addirittura anche delle vere e proprie punizioni che il padre eseguiva nei suoi confronti, e sarà poi lei stessa, essendo dei momenti molto intimi e particolari, che li racconterà. Ma ci parla anche di quella che era la sua vita scolastica, di quelle che erano le pulsioni, di quelli che erano gli attimi di incontro con la gioventù del tempo. Alla soglia dei 14 anni, quando frequentava la terza media, un ragazzo di un paese vicino al suo giocava nella squadra e fece amicizia con suo fratello. Per un po' le sembrò di esserne innamorata, perché lui la guardava intensamente. Aveva un po' di barbetta intorno al mento e suo padre, che lo ammirava come giocatore, lo chiamava Gesù Cristo Aresti, che tradotto significa Gesù Cristo Selvatico. Non ci fu che uno scambio di sguardi, ma un giorno Nika se lo vide davanti nella strada che stava percorrendo per andare a messa. Perché vi sto leggendo questa introduzione al capitolo 10? Perché emerge un quadro di quello che è la condizione adolescenziale, no? Di quel periodo storico. La dinamica dello sguardo che trattiene quelle che sono le intimità di una bambina del tempo, e la chiesa, la messa, luogo di ritrovo e, perché no, luogo anche di scambio di reciproci
sguardi, visto che la messa probabilmente era uno dei momenti di condivisione in quel periodo e magari di incontri furtivi. Ciao, dove vai? A messa, e tu? Abbiamo la partita nel pomeriggio, verrai a vederla? Non so, spero mi lascino andare, miei. Subito dopo, senza neanche una parola, si avvicinò, la strinse verso il muro che cingeva un giardino e la baciò. Erano in strada, se l'avesse vista il padre o qualcuno gliel'avesse riferito, per lei sarebbe stata la fine. Dall'archetipo femminile, cioè dall'immagine di questa bambina, donna, che naturalmente vive, no? Questo senso quasi di angoscia nei confronti di chi potrebbe scoprirla, alla figura di questo padre che deve dare l'assenso e che magari inizia a capire, a recepire quello che è poi, no? Quella che è una nuova amicizia della figlia. Lei cercò di divincolarsi perché non c'era dolcezza nei suoi modi. Era il suo primo bacio e l'aveva sognato diversamente. Quindi anche la disillusione, no? Di una donna bambina, di una bambina donna, che naturalmente insomma, percepisce che ciò che aveva immaginato e sognato non si stava per avverare, o quantomeno si avverava con delle metodologie, no? Con delle funzionalità tutt'altro che romantiche. Stupita di non avere provato assolutamente nessuna emozione, non fece fatica ad allontanarsi da lui. Quando partì per il servizio di leva, tramite sua cugina le fece avere una lettera. Era contenta. Le lettere erano tutto per lei, ma la gioia si trasformò immediatamente in delusione. Era piena di errori di ortografia. Quindi anche in questo si intravede, si legge, ecco, tra le trame di questo testo anche una bambina che era attenta, no? Anche a quello che era il medium di comunicazione per eccellenza, la lettera, insomma una forma di un Facebook un po', no? Tanto per dire antiquata. E lei non poteva accettarlo, se non era capace di scrivere doveva avere una mente ottusa. L'autrice bambina si rende conto della condizione dell'amico anche da un punto di vista di quella comunicazione istituzionale, scolastica, che un po' tutti dovrebbero avere come parte integrante, diciamo, di un primo impatto che non era solo emotivo, emozionale, lo sguardo, ma era anche un impatto culturale, cioè dove anche la cultura aveva una sua collocazione, una sua importanza, la funzione anche quasi didattica probabilmente, ecco, della condivisione. E il resto lo scopriremo tra poco. Prego, Adele Leanza. Trasformiamo un po'.
e per la voglia di piacere a chi ci già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando viviremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che fanno ritardo e lasciano uscire le frasi da bambine che tornano ma chi ascolterà. Dalle macchine per noi, i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma non noi, e se ci confondiamo un po', è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora l'altro sì. Tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanchi, neanche quando diremo ancora un altro sì. Alcuni dei suoi fratelli decisero di andare a vivere in casa sua. Era passato solo un anno da quando si era sposata e la sua sorellina più piccola, Giulia, decise di finire le scuole medie in Lombardia. Aveva solo 13 anni e Nika se ne dovette far carico. Dopo di lei anche Sergio e Leonora decisero di lasciare il paese per stabilirsi in casa sua. Due sorelle e un fratello erano per Nika e Carlo un grosso aggravio. Giulia era poco più che una bambina, ma sembrava saperla lunga sulla vieta, anche se la voglia di studiare era poca. Imparò velocemente come raggiungere la scuola e tutte le mattine vi si recava da sola. Prima di tutto, però, passava in negozio e comprava pane fresco e Nutella e lo faceva segnare a nome di sua sorella. Logicamente i soldi che Nika consumava per il suo mantenimento erano molti di più e in ogni caso quei pochi denari erano suoi, per cui ne disponeva come fosse stata grande. Nuovi arrivi è un capitolo che identifica una vita diversa che la nostra Rossella farà all'insegna di quella condivisione familiare e all'insegna di quell'accoglienza e di quel vuoto che tra poco ci dirà lei stessa che si era creata all'interno dell'ambitus del focolare domestico nel momento in cui lei stessa aspettava questo padre padrone che, istigato da una madre
non competitiva ma in competizione con lei, promuoveva quella cultura, a volte mi permetto di dire quella cultura, quella forma di ignoranza in cui un padre vede nel momento punitivo e nella punizione quasi un modo per educare i propri figli, soprattutto a una bambina che naturalmente non viene cresciuta con quei dettami, con quelle regole che una bambina del tempo avrebbe dovuto fare, ma quasi con uno stereotipo un po' mascolinizzante, un po' di un'autonomia prettamente maschilista all'interno della famiglia. Ma questo ce lo dirà la nostra Rossella. Grazie Pepe, grazie, grazie a tutti. Allora, un attimo, perché il potere di Pepe Livotti quando parla o mi introduce è quello di colpirmi così fortemente dentro che piango. L'ho già fatto a boccale questa sera, mi devo rafforzare bene perché mi sento molto sicura di me quando penso a quello che vorrei dire, ma se ne parla qualcun altro e poi, conoscendo Giuseppe, vengo toccata in maniera talmente sottile che faccio fatica. Quindi adesso mi riprendo un attimo, e quindi mi posso riprendere soltanto ringraziando tutte le comunità calabresi che ho conosciuto in questi ultimi mesi, perché comunque quello che mi state dando voi io non l'ho avuto neanche nella mia famiglia, dai miei compaesani e dal circolo dei sardi. Io sono molto sincera, come lo sono stata nel libro. Non amo farmi bella con le cose finte, ecco, ed è stato sempre il mio problema, il problema più grande. In comunità piccole si vive, mi scuso se voi sentite che magari possa essere una mancanza di rispetto dirlo, ma si vive anche di ipocrisia, si vive del vestito bello che dobbiamo indossare di fronte alla nostra piccola comunità, a cui in genere rendiamo conto per educazioni tramandate atavicamente e noi portiamo avanti, no? E io sono nata in una famiglia in cui praticamente sono stata sempre grata di vedere mio padre e mia madre così innamorati, che io sono andata sull'onda di quell'amore pensando come figlia di avere qualunque diritto, di essere come ero, e purtroppo sono nata sfacciata, sicura di me, il contrario di mio fratello. Probabilmente questa cosa ha inciso negativamente sui miei genitori, perché era come se io togliessi a mio fratello l'immagine, il luogo, lo spazio. Però mio fratello è nato così, talmente coccolato dai miei, che non ha avuto bisogno di dimostrare qualcosa, bastava essere maschio. Io, in quanto femmina, invece, avrei fatto bene per loro a nascondermi, quindi a evitare di apparire. Mio padre, se arrivavano ospiti in casa, io dicevo una parola, lui chiedeva scusa ai suoi ospiti. E questa cosa, cioè, a una bambina fa fare delle domande: cosa ho sbagliato? E i conti arrivavano dopo. E non c'era una spiegazione. Siccome sei figlia, siccome sei femmina, tu devi stare zitta. E io ho detto: santo cielo, ma cioè, io ho sempre parlato molto con Dio, perché ho conosciuto una ragazza di vicinato che lei, perché aveva il fidanzato, ma comunque mi considerava molto, e ogni giorno mi portava in chiesa, per esempio nel mese di maggio. E quindi io ho avuto un rapporto sempre molto ravvicinato con Dio, con la Madonna, un po' meno col clero, ma con Dio e con i santi io ero culo e camicia, devo dire, perché in quel mese di maggio che mi davano il fioretto da portare a casa, io costruivo addirittura la grotta di Lourdes e pregavo per mio padre e mia madre. Allora, da parte mia un'adorazione vera, un'adorazione spassionata, un sentimento che partecipava dell'ansia di mia madre senza poterne parlare, l'ansia di non veder tornare a casa il proprio marito. Mio padre faceva un lavoro davvero duro, mio padre era un perforatore e sceglieva lui di fare certi lavori per poter portare a casa più soldi,
i soldi erano veramente pochi, in un paese nato ad opera di belgi e francesi che hanno deciso di sfruttare le vene di minerali che supponevano ci fossero, ma erano già sicuramente avevano fatto degli studi e sapevano che addirittura i romani avevano cominciato a sfruttare le nostre montagne. Quindi si sono fatti dare in concessione tutte le questi possedimenti praticamente e hanno cominciato a sfruttarli ad uso esclusivo loro. Questa cosa in un paese, cioè in un paese, in un territorio in cui non c'era neanche un abitante stanziale, ha determinato un afflusso di persone così vasto, così grande, così smisurato, perché c'era il lavoro, era un Eldorado Bugerro, era la meta ultima per arrivare a lavorare e farsi un avvenire. Quindi nessun abitante sardo, ma sono arrivati dal nord della Sardegna, dall'isola di Carloforte e poi dalla Toscana. C'erano anche molti possedimenti fatti di proprietà dei toscani che sapevano lavorare il legname e quindi hanno disboscato tutti i terreni vergini che avevamo lì così e in più lavoravano nelle miniere. Mio padre, dicevo, dall'età di 14 anni, in famiglia numerosa, 12 figli, ha deciso di fare il perforatore per guadagnare tanti soldi. Allora, si lavorava in condizioni disumane, nel senso che prima bisognava scendere ad un livello, perché la strada in salita la faceva lui, perforando in alto, no? Quindi la posizione con le gambe leggermente divaricate, creando un baricentro essenziale per l'equilibrio, in gallerie che quasi lo cingevano, c'era un corpo a corpo, no? Dove lui aveva appena la possibilità di sollevare le braccia e dove lo spazio per progredire se lo doveva procurare facendo piccole cariche di dinamite, facendole esplodere. In questo modo lui si creava i palchetti, si chiamavano così, me l'ha spiegato un altro minatore che oggi ha più di 90 anni, guida ancora l'auto ed è pienamente cosciente e ha tutta la memoria del mondo, tutta quella che serve per raccontare. E ha detto: sai, tuo padre faceva esplodere un po' di dinamite qua, un po' di montagna qua, poi lo armava con legname, no? Per non farlo crollare, quindi si creava questi gradini stabili per progredire mano a mano che perforava. Questo era un lavoro ritenuto pericoloso, allora, perché con la gabbia prima dal livello della galleria scendevano a meno 70 metri di profondità, no? E con un ascensore rudimentale e qualche volta, almeno per un certo periodo, dovevano scendere soli. Soltanto in seguito fu approvato, ma con tante lotte, con tanti sacrifici, dopo molti incidenti, che si scendesse in due, in modo che qualcuno avvertisse l'altro, oppure che lo aiutasse anche solo a eliminare il materiale di scarto. Quindi, allora, babbo impegnato così, mamma, che non è mai stata capace di esprimere le sue ansie, lo faceva soltanto con uno sguardo così languido e con un malumore che un giorno mia sorella, che piangeva ripetutamente, lei, io me ne ricordo, anche se mia sorella avrà avuto 7-8 mesi, piangeva seduta su un seggiolino, lei stizzosamente ha preso un cucchiaino, gliel'ha passato così, ma gliel'ha lanciato e l'ha tagliata tutta qua. Lei non si accorgeva che per la paura, l'amore, scusate, che aveva per mio padre, era prontissima a sacrificare i frutti di questo amore. Non ci spettava niente se non il cibo, la pulizia, l'igiene, ma non ci spettava niente altro perché tutte le sue forze d'amore erano rivolte verso mio padre. Ora, queste cose qua noi non le abbiamo condannate come figli, eravamo spettatori di questa atmosfera di tensione. La tensione era tanta, a quei tempi gli incidenti erano ancora tanti e come abbiamo scritto in questo libro che poi ha creato un amico che ha lavorato in miniera col nostro contributo e le nostre storie, All'ombra della sirena non l'avrei creato come titolo, però era così. Noi eravamo sempre in attesa che suonasse la sirena. Quella giusta però, quella nelle ore giuste, perché se suonava fuori orario era una tragedia
e noi eravamo pregni di queste tragedie, di queste sirene fuori luogo, fuori tempo. Per cui, come dire, eravamo bambini attenti, eravamo bambini che non pretendevano giocattoli perché non ne potevamo avere e aspettavano pazientemente la Befana perché la miniera toglieva un tot di soldini a papà tutti i mesi, e al 6 di gennaio ci riuniva nel cinema e dava tutto un sacco con dentro i giochini. Questo era il nostro regalo annuale. Il compleanno non se ne parlava proprio, non c'erano, cioè si diceva auguri, ma non c'erano i regali, non c'erano i giochini, non c'era niente. Anzi, crescendo chiesi a mio padre se poteva farmi una festa per il 18° compleanno, e mi ha detto che per lui non era importante. E siccome appunto avevo avuto una piccola storia con un ragazzo mentre andavo a scuola alle superiori, io, perché gli avevo detto, scusa, tutte le diciottenni hanno una festa in cui il papà le presenta la società, ti sei presentata da sola, vedo. Ecco, era tutto una cosa, cioè tutto l'amore che io provavo per lui, la paura che condividevo con mia madre di non vederlo tornare, era, come dire, sminuita, non esisteva, non ne avevo diritto neanche di volergli bene, neanche di avere paura per lui. Io non avevo diritti. E questa cosa qua, siccome io mi sentivo buona, mi sentivo, non lo so, mi sentivo così partecipe delle ansie che aveva mia madre, di quelle che potevano, non lo so se ne avevano i miei fratelli, non l'abbiamo mai condivisa questa cosa di sentimenti, non lo sappiamo. Loro non avevano bisogno di parlare, sembrava che soltanto io avessi questo bisogno immenso di manifestare, e questa cosa non era consentita, non era vista come una cosa buona. Così mi sono trovata sola, prima di tutto dentro la mia famiglia. Mio fratello che diceva, spegnete quella radio per favore, ero io. Vabbè, cioè, come dire, loro non parlavano, a me sembrava così strana questa cosa, boh, eravamo lì a condividere qualcosa, non una vita. Eppure loro non avevano bisogno di parlare neanche fra di loro, perché giocavano molto, giocavano con le palline, 3, 6, 9, 12, 15, così giocavano, oppure a celai, oppure insomma si rincorrevano, oppure col pallone. Io che ero la più grande, ero obbligata sempre a fare qualcosa, non ho condiviso con loro questa età di svaghi, di... Io non ho avuto svaghi, io non so cosa voglia dire, io sento di avere dei limiti incredibili perché io non ho mai giocato. E togliere questa cosa a una bambina, guardate, è sacrilego, cioè è una cosa molto 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 forte che la fa crescere, cioè schizza dall'essere bambina ad essere donna, perché immediatamente genitori come i miei ti investono di responsabilità che tu non puoi avere. Io me ne prendevo responsabilità, perché comunque a 7 anni ero già la custode di mio fratello che ne aveva 2, ma ho rischiato proprio la morte con mia madre, perché non mi sono accorta che mio fratellino ha infilato la testa in 2 assi di legno del tavolo, e lei mi ha, prima ancora di tirare fuori lui, mentre mio fratello cercava di tirarlo fuori, lei ammazzava di botte a me. Allora io dico, io chiedevo scusa a Dio, perdonami se sono stata cattiva, cioè, ma crescere con questo senso di colpa danneggia proprio, non lo so. Per fortuna, ecco, quando è arrivato il tempo della scuola io mi sono sentita liberata da certe cose. Allora, leggere, studiare, soprattutto poi i greci, ecco, guardate, i greci mi hanno dato mi hanno giustificata nel mio modo di essere, hanno dato un nome a tutto quello che io ero, hanno dato un nome a ogni mio sentimento, a ogni incomprensione, ma persino alle botte dei miei genitori. Comunque, sono stata la più brava di tutto il paese a scuola. Gli psicologi, certo, non ti volevano bene, tu hai cercato il modo di attirare la loro attenzione. Io onestamente, razionalmente, io non so se è accaduto questo, dico solo che
anche gli altri miei fratelli non è che siano stati considerati tantissimo, sebbene non fossero accaniti come con me, anche per gli altri non c'era tempo, c'era tempo per Babbo. Era Babbo quello che contava, era giusto e noi eravamo tutti d'accordo, però mia madre ci ha tolto veramente tanto, perché non è stata capace di moltiplicarlo l'amore. L'amore non è una cosa che perché ami uno non ami l'altro, cioè se tu poi ti sei formato una famiglia così grande, come fai a non sentirti desiderosa di far sentire ognuno della tua famiglia felice, accolto, cioè giustificato nel suo essere? Io mi sentivo di non avere avuto diritto di essere lì, non avevo diritto perché ero la bestia grama di casa, la bestia nera, ero qualcosa di... Se poi mio padre, mentre crescevo, è entusiasta e orgoglioso che io fossi brava a scuola, la più brava in tutto il paese. Eravamo in tanti ai tempi, quando ero ragazzina. La borsa di studio già dalla quinta elementare, perché la scuola media non esisteva come scuola d'obbligo. E per loro era un grande vanto. Tuttavia questa cosa non mi faceva salire in nessuna scala di dignità in casa. Io in casa ero ancora la schiava. Apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti, lavare il pavimento. E avevo una sorella, l'ho un po' eliminata, devo dire, un po' dal mio cuore, un po' dal mio habitat, cioè proprio l'ho esclusa. Perché comunque lei aveva trovato il modo di interessare mio padre, cioè lei aspettava, io facevo tutto, era bruttissimo lavare la cucina a gas e tutti i piatti di 8 persone, però quando arrivava Babbo dal lavoro, lei, anche se non era da fare, si faceva vedere a lavare il pavimento. Ah, lei sì che brava! E io dicevo, Madonna. E non potevo parlare, non potevo parlare, perché altrimenti, cioè, mio padre si avventava, mio padre aveva sicuramente un sistema nervoso provato, no, dalla miniera, dai sacrifici, dalla fatica e anche dalla paura che deve aver avuto, perché a volte lui tornava a casa senza stare al lavoro perché deve aver avuto degli attacchi di panico, delle paure incontrollate, perché comunque si prevedeva il pericolo, perché si vedeva che un caposervizio non aveva permesso di armare un certo tratto della galleria, e c'era paura e la paura la si poteva toccare. E quindi lui tornava a casa. Allora, tutta questa cosa deve averlo fatto sentire a volte poco uomo, a volte poco coraggioso, a volte non degno di portare avanti una famiglia così grande. E mio padre aveva una sensibilità per cui soffriva anche quando non poteva comprarci le scarpe nuove. E quando io ho cominciato a vincere la borsa di studio dalla quinta elementare, che poi in prima media me l'hanno dato un anno, poi è passata ad obbligo, non mi spettava più, me l'hanno tolta, ma dalla quarta ginnasio fino all'ultimo anno di liceo l'ho vinta ancora, senza mai essere bocciata e rimandata, lui, più che mia madre, quando magari andava a Cagliari perché doveva fare delle cose per la barca o per la sua lambretta, ok, mi portava a casa un paio di scarpe. E lui ci teneva in qualche modo a gratificarmi, poi non esitava ad ammazzarmi qualunque cosa io facessi di sbagliato, per esempio disobbedire a mamma o mettere in dubbio l'autorità di mia madre, per lui era il peccato più grave che potessi fare. Dopodiché, siccome ero donna, non è che gli uomini si interessassero a me, ero io che avevo fatto chissà quale moina per attirare quello o quell'altro o quell'altro. Quello ti ha detto così, quello ti ha fermato lì, ma per salutarmi, Babbo, è tornato da militare, di Bugerro. No, 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 tu non lo devi salutare, assolutamente. Tu devi tornare a casa. E mio fratello diceva, le tue sorelle, quando sono fuori, devi solo guardarle. Se al tuo sguardo non fanno marcia indietro, tu picchiale davanti a tutti, picchiale. Mio fratello era un asino, ma quando mio padre e mia madre hanno scoperto che io avevo il fidanzato che aveva chiesto il permesso a mio fratello di mettersi con me, che poi invece a me non interessava niente, cioè, hai capito? Neanche mi conosceva, ha chiesto a mio fratello se poteva farmi la dichiarazione, quindi già un fidanzamento combinato, e
me, ho detto, boh, a me non mi interessa niente di questo qua, però mia madre l'ha scoperto, era già una cosa importante. Sono venuti a prendermi a scuola, mi hanno ritirata da scuola, a casa mio padre mi ha picchiato, poi si è girata da mio fratello e gli ha detto, e tu, dove eri tu? E guardate mio fratello, con le mani dietro la schiena, appoggiato un mobile, ha detto, aspettavo che si lasciassero. Poverino, io, guardate, mi ha fatto una pena, non era così il fratello che volevo un fratello che avesse il coraggio di opporsi a mio padre e a mia madre, invece no, io mi opponevo, qualunque cosa vedessi lesiva della mia dignità, della mia libertà, io la contestavo e le prendevo così tanto che un giorno mio padre mi ha rotto su questo braccio qua un piatto. Era apparecchiato il tavolo e quindi io ho detto una cosa gravissima. Lui ha detto a mia sorella, che poi ho fatto male a difenderla sicuramente, ha detto, perché non sei andata a comprare il pane che mancava? E io così tranquilla, però io non l'ho fatto con malizia, io ho detto, ma scusa, ma se manca qualcosa a casa non è la padrona di casa che deve dirle ai figli di andare a comprare quella cosa lì? Madonna, avevo messo in dubbio la maestà di mia madre, la mia padre ha preso il piatto, me l'ha rotto e mi ha detto, quando imparerai a non fare l'avvocato delle cose perse te ne risparmierai qualcuna. E ve lo giuro su Dio, mi ha obbligata a stare lì e io volevo solamente gridare per il dolore atroce, non so cosa mi abbia fatto, non è che mi abbia mandato poi a controllare se mi aveva rotto un osso, quindi non so che cosa mi abbia fatto e vi dirò, questa sua rabbia, come mi diceva, non provocarmi Rossella, perché come ti ho fatto così ti disfo, ok? Io dopo piangerò, ma al momento io ti disfo. Ora io dico, mio padre lavorava dall'età di 14 anni sottoterra, capito? L'ho giustificato solo per questo, perché comunque era un uomo morto molto tempo prima di morire. E credo che anche una virgola nel mio comportamento potesse destargli sdegno. Io gli lavavo i piedi quando tornava a casa, non dalla miniera, ma di domenica, perché andava a caccia e allora prima di mangiare lui si doveva lavare, eccetera. Concorrevamo in tanti, che gli portava la biancheria. Il bagno non se lo faceva mai di mattina, però i piedi sì, perché nella campagna ci inzuppava i piedi, no? C'era fango, eccetera. E, ecco, non l'ho mai fatto come una forma di servilismo oppure, non so, di obbligo che avessi, ma grata di poterlo fare. Cioè, quello che loro non avevano capito è che io ero orgogliosa di loro, ero orgogliosa di mio padre, ero orgogliosa che fossimo una famiglia bella, unita, secondo me. Poi c'ero io cattiva, caspita, ero io che rovinavo tutto, ero io la brutta di casa, gli altri tutti in un qualche modo acquisivano, non avevano bisogno di dimostrare qualcosa per essere amati, quindi io mi sentivo davvero sporca, non mi potevo neanche sporcare, non so, mentre mangiavo, perché mia madre mi diceva la Maria Baratta. Maria Baratta vuol dire Maria che costa poco. Maria che costa poco, mentre io crescevo, Maria che costa poco assumeva sempre più una connotazione che era sessuale, che era Maria che costa poco, una prostituta, una che si dona via per niente, cioè, mentre io crescevo, mentre amplificavo le mie nozioni che riguardavano tutti gli aspetti della vita, alla fine io sentivo che il suo tono implicava questo. La sporcizia era fisica, non era una distrazione, non era il vestito sporco, ero sporca io dentro. E mi chiedevo perché. Cioè, quando hanno scoperto del mio ragazzo a 14 anni, mi hanno ritirato da scuola per un mese e mezzo. Poi mi ha riaccompagnato per un altro mese tutti i giorni a scuola. Ma mi ha fatto tornare a scuola solo perché la mia insegnante di greco e latino della quarta e quinta ginnasio gli ha scritto una lettera, non mi toglie Rossella. Allora dovete sapere che siccome il liceo classico era una sezione staccata del liceo di Villa Cidro,
e non avevamo l'aula la mattina, ce l'avevamo in pomeriggio, ma il pullman c'era solo la mattina. Io partivo alle 6:30 da Bugerro e rientravo a casa alle 8:30 la sera. Stavo in giro tutta la mattina, potevo fare quello che volevo se fossi stata una bambina come pensava mia madre. Avrei trovato sicuramente l'occasione, no? Invece ho fatto amicizia con la proprietaria di un bar e lei mi faceva andare nel retrobottega a studiare, a fare qualcosa. In ogni caso la mia insegnante Maria Valeria Farina scrisse una lettera in cui diceva: se voi mi togliete Rossella da scuola, mi togliete proprio la dimostrazione che io so spiegare, perché se Rossella riesce ad avere 7 in tutte le materie mie, eccetera, è perché, non perché ha tempo di studiare, perché ascolta quello che dico io, ok? Rimandatemi Rossella a scuola. Io, una donna così, giuro su Dio, le voglio fare un monumento, la voglio santa subito, perché non esistono, non c'erano i telefoni, c'era soltanto la possibilità di una lettera, ok? Quindi che ci ha messo anche dei giorni per arrivare. E va bene, comunque, vita travagliata. Devo dirvi soltanto una cosa, che non sono stata più fortunata in seguito, né durante la mia vita di ragazza, soprattutto sentimentalmente parlando, né da sposata, quando ho deciso di andare in Lombardia. È stato un salto nel buio, e quel buio lì ho dovuto io dipanare, comunque, un po', cercare un po' di luce.